litigio. Dopo Taranto c'era la voglia di riscattarsi, quindi oggi, nonostante avessimo una squadra forte, che indubbiamente il Matera è una squadra forte al di là del momento che sta passando, ci tenevamo a fare bene, a fare bottino pieno. Anche dopo il pareggio siamo riusciti ad avere uno scatto d'orgoglio e prenderci questi tre punti. Tu di scatti personali ne hai avuto parecchi. Sì, bisogna continuare così se si vuole raggiungere l'obiettivo in tutti i modi. Si è visto, purtroppo a Taranto abbiamo avuto la dimostrazione che le partite sono sul filo, quindi la differenza la fanno l'attenzione, gli errori, quindi bisogna stare 96 minuti sul pezzo. Soprattutto in un momento delicato come questo, che le ultime partite sono un campionato a parte. Quindi sono contento perché oggi, al di là del risultato, la squadra è stata battagliera e penso che è lo spirito giusto per poter andare ad affrontare le partite. È quello che è mancato a Taranto comunque, al di là della prestazione del Taranto e del Catanzaro, oggi era un Catanzaro diverso per grinta, determinazione e per risolutezza anche nei momenti più caldi della partita. Sì, indubbiamente ci siamo fatti trascinare un po' dagli eventi a Taranto e non siamo riusciti a ribaltare nel momento che abbiamo subito il gol, non siamo riusciti a dare una sterzata durante la partita, però penso che al primo tempo forse se c'era una squadra che meritava eravamo noi a Taranto. Però la gente che abbiamo subito, dal punto di vista personale però qualcosa è cambiato, quantomeno dall'esterno si nota, sono tre partite che la tua presenza in campo è quando sei entrato con l'Agragas dalla panchina, ma anche a Taranto e oggi davvero è stata eccezionale secondo me il tuo apporto. Mentalmente davvero è cambiata forse qualcosa in te come nel resto della squadra, del resto lo state ripetendo un po' tutti che il problema tra virgolette è un problema mentale. Sì, problemi, andare a pescare i problemi dopo 7-8 mesi qua è difficile trovarne uno. Sicuramente il fatto mentale influisce tanto. In questo momento qua bisognava dare una sterzata perché comunque i risultati in questo momento fanno la differenza perché stanno finendo le partite. Obiettivamente non si può più sbagliare. A livello mentale penso che qualcosa sia cambiato. Quindi dobbiamo continuare così. Io non voglio dire che è cambiata perché ancora mancano 10 partite e bisogna dimostrarlo che è cambiata questa mentalità. Già fin dalla partita bisogna pensare a Melfi e bisogna pensare di andare a Melfi a fare un'altra battaglia. Senti, anche se Mister R ha detto che in realtà i moduli non spostano molto gli equilibri, però è sembrato che la squadra schierata con questo 4-4-2 si sia espressa meglio al cospetto anche di una formazione come il Matera che oggettivamente era molto più forte del Catanzaro, quindi vuol dire che effettivamente anche la disposizione in campo qualcosa la dà in più. Sì, sì, ma io penso che al di là della disposizione dei moduli che sono comunque importanti per nell'arco di una gara, penso che la mentalità e la voglia di fare il risultato poi faccia la differenza. Se tutti abbiamo lo stesso obiettivo e la voglia di sacrificarci, si raggiungono gli obiettivi, quindi bisogna stare sul pezzo. Io sono contento comunque di queste ultime partite, voglio continuare su questa scia perché ci tengo particolarmente a dimostrare comunque il mio valore in campo. Si è visto. Grazie. Grazie. Ciao.